Carissimi amici della Pomonotomia, buona domenica. Oggi proviamo l'ultimo arrivato nella collezione la mia collezione che ormai conta circa 200 pezzi, tra cui molti in acciaio, diciamo, pregiato. Specialmente gli ultimi che ho acquistato, li ho selezionati molto di più dei primi, chiaramente, perché i primi sono stati sempre così, una collezione qualcosa all'inizio. Sei più compulsivo, poi ti calmi un attimo e vedi di prendere solo cose che insomma ti convincono oppure particolari. Eccolo qua, l'ultimo. Hardcut and Shave Co. Americano, consegnati in questa confezione, vedete, di plastica, però molto compatta e elegante, che andiamo ad aprire. E vediamo l'imbottitura, vediamo un panno per pulire il rasoio, vediamo il rasoio, eccolo qua. In acciaio inox 303, quindi uno può con il panno pulire, lucidare il rasoio, che veramente è in acciaio 303. C'è scritto polished con strumenti elettrici, quindi praticamente una particolare lucidatura. Guardate i pezzi smontati, questo è il manico che è lungo, un manico abbastanza lungo, molto ben fatto perché consente di un grip indice, pollice, poi sotto magari tenere il mignolo per tenere il rasoio stabile con queste incisioni stile magari inglese, diciamo così, alla base. Il pettine, eccolo qua. Eccolo qua. Anno di produzione, questo è il 18, ormai 3 anni fa. Esposizione 0,75, potete leggere 75 mm, quindi media buona, insomma. Lo proviamo con le lamette che sono che mi hanno spedito in dotazione insieme al rasoio, le Gillette Naked o Naset, come si può vuol dire, stainless. Quindi proviamolo con le lamette che il produttore stesso consiglia per questo rasoio. Barba di 2 giorni e mezzo per vedere anche l'efficacia, per valutarne l'efficacia. Allora, intanto, eccola qua la nostra Naset. Andiamo a scartarla con attenzione perché la colla è insidiosa delle volte. Eccola qua. E andiamo a montarla sul copri lametta e a inserire il pettine. Io voglio sapere questo gioco qua, vedere perché si capisce quanto piega la lama. Non piega tantissimo, piega però. Eccolo qua. A quel punto andiamo a serrare il manico. Ecco qua. L'esposizione della lama, direi non male, non male, è bella, cioè è esposta comunque, e il gap non è neanche troppo limitato, però questo sapete bene che conta relativamente, perché quello che conta è poi l'effetto sulla pelle, più che il numero, il numerino, ecco, diciamo così. Ho messo a bagno questo straordinario pennello nero ardesia, cristallo, guardate che bel ciuffo French shaving, questo qua, un tasso, che mi ero fatto fare apposta con il logo degli amici della Pomonotomia, eccolo qua. Guardate che bel tasso, che bella morbidezza.
veramente un fiore che si apre. Questo qua è veramente un pennello, poi con questo blocco di cristallo, che è molto delicato, peraltro non deve cadere. Andiamo a sciacquarci il viso, poi vi dico cosa c'è da dire del mio oggi come sapone. Eccolo qua, The End, produzione, una delle ultime produzioni di Extra Trasmesi, 8 The End, tutta una storia dietro questo sapone, ma il sapone riprende, rivisita il Brut, che è il classico, un classico degli anni 70, insomma 80. E allora cosa ci rimane da fare? Da mettere un po' d'acqua così per ammorbidire questo sapone, che già sprigiona questo profumo talcato, mentolato del Brut. Un goccino e andiamo con il sapone un po' ammorbidito, una crema di sapone, crema alla barba artigianale, vedete, di Cosmesi, con l'olio di neem, vitamina C, A e l'ace, praticamente come quello del succo di frutta. Vediamo di prelevare con questo pennello delicatamente, lui piano piano erode. Pur essendo un tasto morbido, inumidito, non bagnato, lui piano piano erode. Questa versione limitata, questa versione qua, poi che sono smessi anche fatto la versione, diciamo d'ordinanza, cioè quello che vende regolarmente, che non si chiama più, cioè che non ha più questa copertina, questo layout. Beh, direi che ne ha prelevato e adesso possiamo andare a montare un viso, o perlomeno provare a farlo. Chiudiamo il nostro sapone, The End. Eccolo qua. L'acqua del pennello, via. Molto morbido questo pennello. Mi corregge il nostro Max in Ardesia. Mi pare che sia un Frank Shaving questo. Sapone che monta alla grande, come tutti quelli della nuova formula vegetale di Extra Cosmesi. Lo tiriamo bene. E direi che siamo pronti per la prima passata con questo haircut shaving.
mi pare 075, se non mi ricordo più. Ha un nome, eccolo qua, forse c'è scritto qua addirittura, no? Comunque sì, il modello mi pare N75, non me lo ricordo, scusatemi. 75 perché il gap è quello. Molto delicato, eh? Rama si sente poco, però attenzione, perché stiamo parlando di uno strumento comunque con un gap da rispettare. Capiamo? Guardate quale il motivo, diciamo, all'inglese lo chiamo, però. Isolamento. L'altra volta qualcuno diceva che la rasatura mi aveva irritato il collo, in realtà, come ho spiegato più volte, non è un'irritazione, ma semplicemente ogni tanto il farmaco che prendo per lubrificare il sangue mi crea degli spurghi che sono riassorbiti in 2 minuti, però visto che la rasatura è profonda, li crea. Ma non è un problema, cioè basta mettere un po' di Tyler, questo è un poretto, il solito poretto che ogni tanto si rompe, non si è rotto, però, da quanto pare. È un problema assolutamente marginale, cioè non sono irritazioni. Il pieno è andato, e devo dire che è andato molto bene. Ha lasciato qualcosa ai margini, e adesso andiamo a sciacquarci il viso a fare un'altra passata, almeno. Guardate come insapona bene. Una carezza proprio, no? Però obliquo e andiamo.
Allora, si sente, io prima ho detto che non si sentiva la lamina, adesso si sente, adesso che faccio bene attenzione, ma è delicato, eh. Non pare aggressivo. Qui sotto un po' di laterale, per avere un obliquo fatto bene, perché è il punto in cui la pelle è più morbida. Tirare un po', leggermente tendere. Poi si può anche non fare, però. Ecco qua, direi che ci siamo, ma per la vostra gioia oggi mi esibisco anche in un contrapelo, che non è del tutto utile in questo caso, però andiamo proprio a dare proprio tutto, no? Fare una cosa a regola d'arte, quindi leggera senza fornatura, come faccio sempre io il contropelo, ma solo una passata di sapone, tanto per dare una protezione minima. Ecco. Allora, contropeliamo, passate lunghe e ben distese. Sentite che non fa neanche più attrito. Andiamo proprio a sviscerare, a stanare gli angoli più reconditi del viso per ottenere quello che molti aspirano, cioè il BBS, che non ritengo fondamentale, ma tanti sì, è giusto che si provi a vedere se con questo rasoio, questo nuovo haircut in shading, ebbene sì, ce la si fa, eccolo qua, guardatelo qua. È bello, eh? Avesse il manico un po' più corto sarebbe perfetto, guardate, guardate che profilo. Allora, sciacquatina, acqua fredda. Tamponiamo e vediamo cosa è successo. Perfetto. Non c'è praticamente niente. Questo, vedete, è uno spurgo piccolo. Non è un ritratto. Volendo c'è un, non è neanche un, proprio un puntino qua, vedete, guardate,
Ma niente di che, non sanguina nemmeno. È semplicemente un. Ma neanche forse, boh, non lo so. Comunque va benissimo. Allora, dopo barba, siamo sempre sul The End, ma questa qua è la versione, diciamo, più non limitata, con lo squalo che si inghiotte una bella donna con un salvagente. Guardate lo squalo. Eccolo qua. Agitiamo, come tutti i dopo barba di Exodus Medi vanno agitati, vedete come cambia la. E qui abbiamo il Brut, rivisto, rivisitato in chiave cignellesca, diciamo così. E beh, è un piacere. Sono quei prodotti che, quelle profumazioni che un rasatore non può non avere, il Brut. O qualcosa da barba classico. Perché ci diamo gli schiaffi, alcuni chiedono, perché fa piacere. E poi riattiva la circolazione dopo la rasatura. Oggi non ho messo l'astringente, quindi vuol dire che non ho avuto necessità di metterlo. Allora, facciamo un resumé. Arcat and Shaving 705, credo. Poi lo leggerete nella descrizione. Acciaio 303 lucidato con strumenti elettronici, abbinato all'olamide naked. Ottimo lavoro, tre passate, BBS, diciamo assolutamente impeccabile, impeccabile. Stainless steel continuano a essere rame che io preferisco in assoluto, e quindi diciamo che l'abbinamento è proprio quello che ci vuole. Ottimo, ottimo, ottimo anche il nostro pennello di Neorandesi, guardatelo qua. Un capolavoro, tra virgolette, di ingegno questo. Un tappo, non so cosa sia, con questa vernice, con questo, io non me ne intendo. E poi questo ciuffo morbidissimo, un fiore che si è aperto e che adesso offre un backbone che, ragazzi, ve lo raccomando. Concludere, ma in realtà l'abbiamo già visto, il set, questo caso spaiato perché c'è l'edizione limitata e c'è l'edizione non limitata, Extra Cosmesi, The End. Beh, è uno di quei prodotti da avere, cioè, perché riprende una profumazione che è veramente troppo classica, troppo imperdibile per tutti noi tonsori, diciamo, appassionati di natura tradizionale. Quindi una combinazione di quelle particolari, non. Una combinazione, una profumazione in particolare che secondo me non si può non avere. Ecco. Ma al di là del produttore, che tra l'altro ha prodotto un ottimo prodotto, perché la nuova linea anche se io sono un fan del tallo, però la nuova linea di Sarò Smessi, devo dire che è molto difficile trovare dei difetti di montaggio e dei difetti di protezione. Nuova formula, nuova linea. Poi lui ha fatto anche queste cose qua, fa anche queste cose qua, ad esempio il sapone, il profumo solido che in teoria, come andrebbe usato, mi ha spiegato, semplicemente tenendolo in tasca, no? Quando uno vuole avere magari per la strada, in giro, se ne mette un po' così col dito, se lo preleva e se ne mette un po' in modo da, come dire, rinverdire la profumazione, vedete, un po' qua, un po' qua, così. E la comunità, questo è un prodotto che andava nell'800, mi dicono, no? Si usava. Lo faccio semplicemente vedere, piccolo, profumo solido, si mette in tasca e quando uno bisogna essere profumato,
alla soluzione. Però c'è da dire che questo EDT, tra l'altro Aftershave, ha una persistenza che comunque ti dura la giornata. Bene, allora noi facciamo lo smontaggio, tanto parliamo un po' tra di noi. Eccola qua la nostra NASET, io l'ho presa perché ho la manualità, non fatelo a casa. Ci mettiamo delle lamette, sciacquo il rasoio, importante, ecco, così tanti me l'hanno chiesto, come si ripongono i rasoi, ma si ripongono sciacquandoli molto bene, ovviamente sono alle prime utilizzazioni che non hanno ancora appunto calcare e cose del genere, si asciugano. Ecco, molto importante l'asciugatura, molto importante, quindi ogni pezzo va asciugato con l'asciugamano. Poi, mi stava già cadendo il manico, perché poi in questo caso lo si monta, lo si rimonta, lo si rimonta. Lo si riasciuga montato. Tanti me l'hanno chiesto come si ripone un rasoio che magari non lo uso per mesi, magari, no? Che ne so. E in questo caso, avendo anche la sua salvietta, lo si va un attimo anche a lucidare, perché no? Per tenerlo sempre lucido. Poi, in questo caso che c'è la custodia, lo ripongo nella custodia, magari con le sue lamette, così la prossima volta le posso riutilizzare. Chiudo, ecco qua, haircut and shaving. Bene, io vi ringrazio, scusate, vi auguro buona domenica, luna rossa e in finale di America's Cup, quindi grande festa per tutti noi italiani e per i nottamburi. Però una volta le regate erano più divertenti perché erano lunghe, cioè duravano adesso 2 minuti su, giù, chi vince vince, chi perde perde, una volta era un massacro. Comunque è divertente anche adesso, vedremo se riusciremo a battere anche i kiwi, i neozelandesi che però sono i padroni di casa. E poi oggi c'è il derby, io sono milanista e lo so che perderemo, sicuramente il Milan perderà, quindi i cari amici interisti, tranquilli che stasera, che oggi pomeriggio vincerete a mani basse, a mani basse. Allora, un abbraccio a tutti e buona barba a tutti.